Torna Lisbeth Salander, l'eroina punk, in una nuova puntata di Millennium. È la quarta della saga, ci sono molti fantasmi di cui Lisbeth deve ancora liberarsi. Ci sono storie di intercettazioni, di hacker, di spionaggi in stile National Security Agency. E poi ci sono molti segreti ancora da scoprire. Potete farlo dal 27 agosto perché in 25 paesi arriva in libreria Quello che non uccide e lo pubblica in Italia Marsilio. Ma non lo firma Stieg Larsson. Prima di morire nel 2004 aveva immaginato una saga in 10 volumi. Stavolta il testimone passa a David Lagercrantz, anche lui giornalista e scrittore svedese. Il papà adottivo di Lisbeth si dice terrorizzato. Ho un'enorme paura di non essere all'altezza, ha rivelato durante la presentazione ufficiale a Stoccolma. E c'è già chi punta il dito contro di lui e contro tutta l'operazione, perché la storia vera di questo quarto capitolo è un romanzo nel romanzo. Tutti i volumi di Millennium sono stati pubblicati postumi e del quarto erano rimaste sul tavolo di Larsson 200 pagine con un titolo provvisorio, non Quello che non uccide, ma La vendetta divina. Lo racconta la compagna di una vita, Eve Gabrielson. Lei non ha mai visto riconosciuto alcun diritto sulle opere e ora accusa: questo cambio d'autore è tutta un'operazione per far soldi. La scelta della famiglia Larsson di padre e fratello non le piace, ma ora spetterà ai lettori giudicare.